accedere avevano cliccato male sul link o c'era stato qualche problema tecnico. E io, per chi non mi conosce, sono Andrea Pensini, sono consulente commerciale software della Sistematica. Molti di voi già mi conoscono, ma non sono io oggi che parlerò come è successo altre volte. Lascio la parola a Giacomo Gardini, il nostro collaboratore, e poi lui introdurrà Lorenzo Vicchiarello, che è il responsabile Team System per quello che riguarda il prodotto Ecobonus e non solo. Quindi buon webinar e cedo la parola a Giacomo. Grazie Andrea, grazie. Ripeto, bentrovati a tutti, benvenuti a chi dovesse essersi connesso ora, a chi insomma si connetterà magari con qualche minutino di ritardo. Mi presento, sono Giacomo Gardini, responsabile del digital marketing in Sistematica. Vi do il benvenuto nella Total System Academy. Quest'oggi abbiamo un appuntamento molto particolare. Perché abbiamo il piacere di ospitare nella nostra piattaforma di formazione digitale Lorenzo Vicchiarello, Digital Evangelist per Team System, che ci illustrerà nel dettaglio la soluzione Team System Ecobonus. Colgo l'occasione, insomma, per ringraziarlo per aver, insomma, reso possibile questo appuntamento che sono certo sarà di grande valore per, sia per noi che per le persone che stanno prendendo parte al webinar. Ma qui mi taccio, lascio la parola a Lorenzo e buon webinar a tutti voi. Grazie, grazie a voi innanzitutto per l'invito, grazie a chi ci sta seguendo dall'altro lato dello schermo. Vi chiedo sempre conferma che mi sentiate bene e che vediate questa slide iniziale con la scritta Super Bonus 110. Datemi conferma, lo dico più per i partecipanti, così insomma, che sono i protagonisti di oggi, oltre chiaramente alla soluzione che ci andiamo e che ci stiamo per raccontare. Ok, io non vedo una cosa solo, dico per la regia, non vedo le domande arrivare in diretta, o meglio, devo accedere proprio all'interno della chat. Se ci sono domande particolari, altrimenti le riprenderò, magari voi dalla regia mi suggerite o mi dite nel caso, altrimenti le prendiamo. Comunque tutte le domande che farete, sappiate che le andremo a riprendere alla fine, quindi potete sbizzarrirvi un po' con... direi che possiamo cominciare, fatti convenevoli iniziali. Oggi affrontiamo appunto questa soluzione, Team System Ecobonus, la soluzione per poter affrontare un pochino quella che è la tematica di fatto di questi giorni, un po' che sta in realtà che è iniziata l'anno scorso, ma che ne avremo ancora un po' a che fare nel corso di quest'anno e anche dei prossimi. Gli attori coinvolti sappiamo essere diversi, l'interesse c'è, un po' di fermento comunque, di fervento un po' c'è. Sicuramente oggi non andremo a vedere l'aspetto normativo, dico non andremo a vederlo per ovvie ragioni di tempo, ma perché mi aspetto che insomma dall'altro lato ci siano delle persone e dei professionisti, scusate, decisamente più competenti del sottoscritto da un punto di vista normativo, fra l'altro una normativa che è stata definita, ma possiamo dire con il decreto rilancio dell'anno scorso e poi arricchita con la legge bilancio di quest'anno, scusate, sì, di quest'anno, ma che in realtà poi l'Agenzia delle Entrate sta emanando continuamente FAQ, ulteriori specifiche per andare a dettagliare un po' tutte quelle che sono le singole situazioni. Oggi, come dicevo, andremo ad affrontare questa soluzione, divideremo sostanzialmente la nostra oretta o poco meno, insomma, in due momenti. Una prima parte in cui ci racconteremo con una slide, veramente una ne ho messa oltre questa, con una slide ci andremo a raccontare quelli che sono i plus funzionali della soluzione e poi ci addentreremo immediatamente all'interno del software, appunto. Per poter vedere all'atto pratico che cosa vuol dire la gestione, la creazione
di una pratica appunto di relativi bonus e vedere un po' come ci si articola. Quello che possiamo dire è che la soluzione generata, è stata pensata, è stata elaborata, come dire, per far sì appunto, come accennavo prima, in maniera tale da poter coinvolgere più soggetti possibile, o meglio, i soggetti che effettivamente devono essere coinvolti all'interno appunto della pratica. E lo vedremo, adesso vi chiederò anche un piccolo sforzo di immaginazione almeno all'inizio, lo vedremo durante poi la pratica proprio, quando appunto entreremo nel vivo della demo, vedremo come ci sono sostanzialmente tre soggetti coinvolti. Il primo è il professionista, il commercialista, scusate, o fiscalista, che dir si voglia, che è colui che tiene un attimino le file, della pratica, è colui che può avviare la pratica, può selezionare il bonus, soprattutto è colui, come dicevo, appunto, che verifica, controlla il corretto, processo, il corretto anche caricamento dei documenti all'interno della piattaforma. Riprendiamo dopo quest'ultimo aspetto. La seconda categoria di soggetti coinvolti sono i tecnici, il tecnico, i tecnici, nel senso che potrebbe essere coinvolto un tecnico, magari non so, un ingegnere, un architetto, oppure più tecnici, ingegnere, architetto, termotecnico e così via. Tenete conto che chi avvia la pratica, quindi nella vostra fattispecie mi aspetto, mi immagino, almeno dai dialoghi che ho avuto con tanti altri vostri colleghi in queste ultime settimane, immagino siate voi ad avviare appunto la pratica, chi abbia la pratica ha la possibilità di invitare, di fatto, quindi il professionista commercialista ha la possibilità di invitare i tecnici. L'invito viene fatto attraverso appunto una semplice mail, quindi si inserisce una mail che arriva, viene a terra appunto sulla posta del soggetto invitato, il quale deve accettare, ma lo vedremo anche dopo appunto questo processo, il quale deve accettare. Una volta che ha accettato, di fatto entra anche lui nella piattaforma, cioè viene invitato ad accedere alla piattaforma. Chiaro che se si tratta del primo accesso dovrà inserire la mail alla quale, diciamo, gli è pervenuto l'invito e poi mettere una password, quindi niente di straordinario, ok? Delle normali credenziali. Fatto questo, si ritroverà coinvolta all'interno della pratica o delle pratiche per le quali appunto è stato coinvolto. Questi sono i due attori principali. Poi ce n'è un terzo, lo vedremo anche qui, che è lo spettatore. Lo spettatore diciamo, un attore passivo, nel senso che è un po' come quando si va al cinema e si guarda un film. Lo spettatore in genere è il beneficiario del bonus. Può essere quindi il proprietario della villetta, per esemplificare, piuttosto che l'amministratore di condominio. Direi di escludere a priori i singoli condomini, non perché non sia possibile invitarli, perché il processo di invito degli spettatori è uguale, dello spettatore è uguale a quello che ci siamo raccontati per tecnici, non cambia nulla, quindi basta l'inserimento della mail. Però capite bene che in un condominio da 4, 5, 10, 15 famiglie, diciamo, teniamo a mente non solo le piccole realtà cittadine, ma anche magari le metropoli. È chiaro che se andiamo a coinvolgere anche i condomini diventa un po' tutto più complesso. Quindi l'idea è quella di invitare appunto l'amministratore, che poi fa chiaramente da tramite. Ora, la piattaforma è pensata in maniera tale che una volta che viene avviata la pratica, ad essa si associa un certo bonus, e in base al bonus che è stato selezionato, la piattaforma rimanderà una serie di documenti che dovranno essere caricati. Documenti, alcuni dei quali sono obbligatori, troveremo scritto poi all'interno della demo a fianco ogni documento se è richiesto o meno, e altri invece appunto che potrebbero non essere richiesti, ma che comunque possono essere inseriti. Fra l'altro, aggiungo una cosa che credo possa essere di interesse fin d'ora: stiamo rilasciando proprio in queste ore, quindi tra oggi e domani, la possibilità di, da un lato, allegare ulteriori PDF o comunque documenti diversi da quelli suggeriti dalla piattaforma. Quelli suggeriti dalla piattaforma sono quelli che la piattaforma, in base al bonus che avete selezionato, diciamo, ritiene fondamentali, chiaramente a livello normativo. E quindi in funzione, no, del visto e della generazione di visto di conformità. Dall'altro lato, come dicevo, stiamo implementando e aggiornando la piattaforma, dando la possibilità di inserire anche ulteriori
documenti, faccio per esempio la lettera di incarico, ad oggi, o meglio, fino a ieri, diciamo, non c'era la possibilità di inserirla, oggi eventualmente, evidentemente c'è stata chiesta questa possibilità, abbiamo implementato. Tra l'altro ci saranno anche dei documenti come delle autocertificazioni che predisporremo come format. Quindi ci saranno appunto dei documenti che la piattaforma richiede e che, come dicevo prima, fino a ieri magari dovevano essere generati esternamente dalla piattaforma e che invece sarà possibile appunto scaricare dalla piattaforma come veri e propri format editabili, completabili, firmabili se necessario e ricaricabili all'interno della piattaforma stessa. Queste sono delle piccole novità che vi sto, diciamo, raccontando in fase di uscita proprio in questi, come dicevo prima, in queste ore. Chiaro che tutta la fase, tutto il processo è suddiviso in SAL, SAL 30, SAL 60 e poi termini lavori. Questo perché? Perché chiaramente a livello normativo è necessario avere un certo tipo di diciamo, una certa percentuale di stato di avanzamento lavori, il minimo credo che corrisponda o al 30 appunto al 40%, al 30%, per cui questo per poter accedere, poi o meglio per fare la richiesta della cessione credito. Quindi la piattaforma permetterà di fare anche di gestire anche questo discorso. Quindi, come dicevo, l'obiettivo è quello di caricare i documenti possono essere caricati dal tecnico piuttosto che dal commercialista. Una volta che sono stati caricati, è il commercialista che li va a validare tutti quanti, uno alla volta, insomma, mano a mano che vengono caricati. A quel punto si può avanzare lo stato della pratica. L'avanzamento dello stato della pratica, riprendo quanto dicevo poc'anzi, va per SAL al 30, al 60 a fine lavori, si può decidere in base, già in fase preliminare, se avanzare a un SAL a 30 oppure direttamente a 60 o addirittura andare appunto direttamente al fine lavori. Questa è una decisione che poi viene presa dai tecnici o dal professionista, dal commercialista, a seconda poi di chi fa cosa. Quello che possiamo dire è che i tecnici, per come è pensata la piattaforma, è il tecnico a caricare i documenti. Quando parlo di tecnico, insomma, l'avrete intuito, mi riferisco a quegli ingegneri, architetti, a cui appunto termotecnici e così via, a cui accennavo prima. Quindi saranno loro ad essere invitati a caricare i documenti all'interno della piattaforma. Provo a anticipare eventuali domande o comunque dubbi che vi possono venire in merito. Mi è stato posto in altre circostanze la domanda, sì, ma io non ho dei tecnici così attivi da un punto di vista digitale, quindi perché devo invitarli? Rischierei di far confusione. Questo è vero, è un'obiezione che ci sta, è coerente con diciamo la situazione che viviamo anche oggi in Italia dal punto di vista digitale. È anche vero che non è necessario invitare tutti i tecnici, ne basterà invitare anche uno solo, magari il direttore dei lavori, il quale poi si farà carico di recuperare tutti i documenti e di caricarli poi all'interno della piattaforma. È importante che lo faccia lui, è importante che ci sia almeno un tecnico per un solo e semplice motivo, che altrimenti tutti questi documenti qui dovrebbero seguire un flusso extra piattaforma. Quindi vuol dire che se io sono il commercialista e non invito nessun tecnico, bisogna che i tecnici poi, considerati, mi invino a me delle mail, ognuno la sua mail, per inviarmi appunto quello che è il tipo, per allegarmi i vari documenti che devo caricare. Ma capite bene che la gestione di una pratica si può anche arrivare a farlo in questa maniera, ma quando le pratiche cominciano ad essere più di una, è soprattutto complessa, se pensiamo a tutta la sezione relativa ai condomini e ai condomini, capite bene che gestire tutto con la mail non è proprio così immediato e automatico. Quindi l'idea è almeno di invitare un tecnico. Tra l'altro, il tecnico, i tecnici che caricheranno i documenti, diciamo, la loro attività per certi aspetti si ferma qui, perché per poter avanzare lo stato della pratica è necessario, come dicevo prima, che il commercialista vada a validare, quindi ad approvare tutti quei documenti. Attenzione, il commercialista approva non il contenuto dei documenti, questo è importante specificarlo, approva il documento, cioè la correttezza che
se la normativa mi chiede una certa asseverazione o la CIA, il documento di CIA, di CIA che sia, bene, io carico, il tecnico mi ha caricato effettivamente quel documento là. Poi sul contenuto al professionista, al commercialista, non è chiesto da questo punto di vista di intervenire, poi sarà lui che si gestirà come vuole. Come dicevo, l'obiettivo è arrivare alla generazione visto di conformità, un passettino prima alla generazione della checklist, della cosiddetta appunto lista di controllo, questa di unica ed esclusiva visione, visualizzazione da parte del professionista, quindi è il commercialista che può visualizzare la checklist, chiaramente proprio perché è propedeutica alla generazione poi del visto di conformità, all'invio all'Agenzia delle Entrate e quindi poi all'eventuale comunicazione anche dell'opzione di gestione del credito. Stiamo arrivando con queste tre funzionalità oggi nell'ambiente di demo. Non riesco a farvele vedere anche perché non ho un collegamento, essendo un ambiente demo diretto con l'Agenzia delle Entrate. Stiamo rilasciando nel corso delle prossime settimane, brevissimo, parliamo di maggio, la possibilità di generare appunto il visto di conformità, l'invio dello stesso all'Agenzia delle Entrate, che tendenzialmente passerà attraverso appunto la piattaforma e, come dicevo prima, l'opzione di cessione del credito. Altri rilasci che andremo a fare nel corso dei successivi, delle successive settimane, quindi parlo più che altro di giugno, è la possibilità di conservare a norma, quindi integreremo la soluzione di Ecobonus con la nostra soluzione di archive, di conservazione in cloud. Quindi, dicevo, la possibilità di conservare a norma i documenti che sono stati caricati all'interno della piattaforma. Attenzione che distinguiamo le cose, un conto è come dire, l'aver depositati questi documenti dentro la piattaforma, quindi sempre consultabili, scaricabili attraverso un file compresso che io posso visualizzare, vedere anche dopo la chiusura della pratica stessa. Un discorso diverso invece è la conservazione a norma di quei documenti. E di questo, ripeto, senza ulteriori aggravi economici ci faremo carico noi. Quindi è già tutto compreso nel pacchetto di Ecobonus che andrete poi a livello commerciale a trattare e a raccontarvi meglio nei dettagli con gli amici di sistema. Dicevo, l'ultimissima cosa a cui accennavo, che volevo accennare, è che andremo a rilasciare anche l'integrazione con la firma elettronica, per cui anche qui la possibilità di caricare un documento e metterlo a disposizione dei tecnici, per esempio, con possibilità di firma del documento in maniera elettronica, piuttosto che da parte dello stesso commercialista prima di fare l'invio appunto all'Agenzia delle Entrate dell'interessato. Fatta questa premessa, direi che siamo rimasti più o meno ai 10 minuti, per cui ho rispettato abbastanza le tempistiche, direi di addentrarci direttamente all'interno della piattaforma. Questa è la piattaforma di Sistema Ecobonus. A dir la verità, vedete scusate, un link che non è proprio quello corretto. Questo in realtà è un ambiente demo, lo dico anche a scanso di equivoci, è un ambiente demo che mi è stato dato, sul quale ho potuto caricare, faccio chiaramente delle prove e delle verifiche di quello che è appunto la piattaforma e che ho la possibilità di utilizzare liberamente. Altrimenti la soluzione la trovate, scusate, ops, sbagliato, ecco qui. State vedendo, sì? No? Non vedete più niente? Si è persa la condivisione, Mi Lorenzo. sa di sì, che ho perso la condivisione, non so perché, me la ricondivido, abbiate pazienza. Approfitto un secondo, Lorenzo, per dire alla platea che se avete domande per rendere anche più interattivo questo incontro, Esatto. scrivete tranquillamente, così magari Lorenzo risponde anche in tempo reale o quasi. Esatto, grazie. Giusta precisazione. Quello che volevo dire è questo, ossia che TeamSystem Ecobonus è presente all'interno del TS Digital, quindi è tra i vari servizi presenti all'interno del TS Digital. Eccoli qua, voi sicuramente, probabilmente, sicuramente ne conoscete quello della fatturazione elettronica, il vecchio aggio B2B, e poi negli ultimi 2 anni ne sono uscite davvero tanti, ultimo forse quello di CheckUp Impresa dell'anno scorso, ma insomma qua ci possiamo sbizzarrire come volete. Ecco, in sistema Ecobonus, se io entro
all'interno, mi ritroverò nella stessa schermata che adesso sulla quale diciamo che andremo a proiettare da quest'altro link. Ripeto, Lorenzo, ne approfitto per riportarti una domanda che è appena apparsa in chat. Marco ci chiede se la percentuale dei SAL è modificabile. Ecco, questa è una bella domanda alla quale ad oggi vi dico di no, ma con riserva, nel senso che ho già fatto presente la cosa e so che questa richiesta è arrivata anche da altre parti. Per cui dico no per un semplice motivo, o meglio, no con riserva per un semplice motivo, perché stiamo dando la priorità ad altri tipi di rilasci, chiaramente inerenti a Ecobonus. Però è una cosa che è già sul tavolo, è già stata attenzionata dalla fabbrica, quindi mi aspetto che probabilmente da giugno-luglio potrebbe essere una funzionalità che potrebbe essere rilasciata. Uso il condizionale, abbiate pazienza perché preferisco dirvi le cose come stanno, ad oggi non è possibile comunque cambiarlo, ma ripeto, è una cosa che è già all'attenzione della fabbrica stessa. I motivi sono quelli che dico, che ho detto prima, sono prettamente normativi, proprio perché bisogna stare ai fini della cessione del credito entro un certo limite di percentuale di avanzamento del saldo. Non so se sono arrivate altre domande nel frattempo, altrimenti proseguo. Per il momento no, Lorenzo. Ok, proseguo. Questa è la piattaforma. Ok, qui sono il commercialista. Quindi lo vedete qui, questa è una dashboard, è un pannello di controllo iniziale, mi dice quali sono le pratiche a me associate, gli eventuali collaboratori attivi, ok, attivi i collaboratori qua si intendono tendenzialmente i tecnici, dico tendenzialmente a meno che non vado ad aggiungere i miei collaboratori interni allo studio, questa è una cosa fattibile, possibile, ma lo vedremo tra un po', e questa sezione dei collaboratori è la stessa che vedete qui sulla sinistra, in questo menu sulla sinistra. E qui invece una serie di documenti che sono stati oggetto di approvazione, di caricamento, insomma oggetto di modifiche, passatemi il termine, nelle ultime ore. Qui sulla sinistra ho gli immobili, i collaboratori, quindi la lista degli immobili coinvolti, i collaboratori, le notifiche, il sistema di notifiche è molto interessante perché di fatto da ambo le parti, quindi sia lato professionista, commercialista, sia lato tecnico, di fatto in base a chi fa qualcosa, per cui il commercialista che approva un certo documento o il tecnico che magari carica un certo documento, all'altra parte viene notificato appunto in questa sezione, ma lo vedremo tra un po' dal vivo. Qui ho la lista delle pratiche attive e chiaramente delle pratiche archiviate, è la stessa di questa sezione qua su. Pratiche attive, qui ce n'ho un po' di pratiche attive, ok, vedete, ce l'ho qui. A questo punto io farei la prova a avviare una nuova pratica. Ecco, approfitto per dire che in questa schermata in realtà ci sarà un ulteriore testino che sarà a sinistra di questo dove c'è scritto nome, dove potrò scegliere tra Sisma Bonus acquisti e ristrutturazione. Questa è un'ulteriore funzionalità che stiamo rilasciando sempre in queste ore, rientra tra quelle a cui di fatto accennavo prima. Nome pratica, facciamo per specificità una villetta, la villetta numero 12, intervento facciamo Ecobonus e Sisma Bonus, spero che sia scritto bene, sì, ok, vado avanti, sezione successiva edificio. Abbiamo detto la villetta, lo dico anche per semplicità perché il condominio poi mi va a chiedere ulteriori dati non tanto in questa sezione ma in quelli del beneficiario. Quindi per semplicità prendiamo un esempio appunto della villetta. Comunque ho dei casi già preparati relativi al condominio, quindi poi li andremo a vedere soprattutto nelle specificità di interesse. Regione, facciamo Abruzzo, provincia, Chieti, città, lanciamo così. 0.34, via, facciamo Rossi, numero 1, qui sono dati catastali, 4, ok, a questo punto vado avanti. Fatto questo, seleziono il titolo di proprietà, lo scorro lentamente questo menu attendibile in maniera tale che possiate verificare che ci sia effettivamente tutto. Fino adesso nessuno mi ha mai contestato nulla, quindi effettivamente dovrebbero esserci tutte le opzioni
diciamo individuati dalla normativa, proprietario, nome del beneficiario. Qui dobbiamo fare un piccolo artificio perché ne andremo a scegliere uno palesemente finto. Leonello, vabbè, prenderemo Leonello Lucchini di Bari, anzi, vabbè, sì, Leonello Lucchini, eccolo qui. Dobbiamo inserire Leonello Lucchini. Telefono 345 86 39 81, chiaramente il mio, punto ts, io aggiungo. È la parte un pochino più scocciante questa, però serve anche per, secondo me, per capire un attimino le tempistiche, quindi può aiutare, ci serve per capire tutto il dopo. Questo signore è del 1906, quindi potrebbe essere andato incontro, diciamo, a morte, per cui un attimino gli aggiorniamo la data, lo facciamo dell'86, luogo di nascita, abbiamo detto che è di Bari, abbiamo fatto un lifting rapido, data di nascita 24 maggio 1986, quindi andiamo a prendere l'annata, dov'è? Eccola qua, 24 maggio dell'86, eccolo qui, luogo di residenza. Ci mettiamo, scusate, la stessa che avevamo messo prima per semplicità, 66034, via Rossi, numero 1. Ok, questi sono i dati del beneficiario della villetta. Avanti. A questo punto mi chiede: tu che stai avviando la pratica, che ruolo hai? Beh, io sono il commercialista, quindi indicherò questo in via. Ho solo avviato la pratica, il bonus deve essere chiaramente ancora scelto. Qui ho i dati sintetizzati del beneficiario e dell'unità immobiliare, sono quelli che abbiamo inserito adesso. Ed ecco qui le parti a cui vi accennavo prima, che vi raccontavo prima, relative appunto alle tre figure. Il commercialista, che è il proprietario, non chiaramente della casa, ma il proprietario dell'attività, della pratica, cioè colui che ha avviato la pratica, che può aggiungere dei collaboratori e che hanno la piena facoltà di fare le stesse cose. Che fa anche lui, collaboratori chiaramente interni allo studio, questo perché la licenza è in capo allo studio. Il controllo tecnico, e quindi qui vado ad aggiungere il tecnico, e in ultimo lo spettatore che come dicevamo prima può essere Leonello Lucchini, se volessi invitare lui, o nel caso di un condominio, l'amministratore di condominio. Qui vado a invitare il mio tecnico di fiducia di tutte le mie pratiche avviate in questa schermata. E vediamo che cosa succede. Spero di riuscire a spostare questo. Sì, posta, fantastico. Ok, bellissimo. Allora, questo lo elimino. A questo punto ho invitato questo soggetto qui, che fra l'altro posso sempre rimuovere in qualsiasi appunto momento. E una volta invitato, eccolo qui che alle 16:01 è arrivato. Questo è quel D.Sauro 2020, yoachiagmail.com, ok, per coerenza ci vuoi dire questo qui. L'ho invitato perché lui è arrivato alla mail e dice: ciao Dino, sei pronto? Sei stato invitato a collaborare da Lorenzo come tecnico nella villetta numero, pratica villetta numero 12. Accedi alla piattaforma. A questo punto il soggetto accederà alla piattaforma. Adesso probabilmente mi accederà come, vediamo, esattamente, è entrato chiaramente avendo già l'account aperto del commercialista, è entrato in quella maniera, quindi devo fare questa operazione, abbiate pazienza. Ecco, faccio così, così entro e vediamo cosa succede. Succede che il tecnico, il quale, come vi dicevo, è un tecnico di fiducia che partecipa a tutte le mie pratiche, di fatto è stato invitato da me, appunto, come commercialista, e ha la facoltà di accettare o rifiutare. In questo caso lui accetta. Nell'accettare vedremo adesso che cosa succederà. In particolare vedremo che, eccolo qui, perfetto. In particolare vedremo come, ecco qui, questa è la mail di conferma che mi è arrivata, questo è il mio Outlook, quindi è la mail del professionista. Ok, mi è arrivata la mail a me commercialista dicendomi cosa?
Evviva, caro Lorenzo, dinosauro, quindi il tecnico ha accettato di partecipare alla villetta Neurolink. Quindi, perché ho voluto portarvi questo esempio? Per far presente che non solo abbiamo un sistema di notifiche interno qui diciamo interno proprio alla piattaforma, ma sugli aspetti principali, sui i momenti principali della pratica stessa, arrivano anche delle mail a seconda del soggetto che è stato chiaramente interessato. A questo punto vedete che prima erano 14 pratiche, il mio buon dinosauro adesso ha la facoltà di partecipare anche alla villa numero 12 e vedete che qui ci ritroviamo nelle stesse identiche schermate. Ora si può selezionare il bonus, lo facciamo selezionare dal professionista, ma il tecnico, il mio buon Sauro, può fare la stessa cosa. Quindi Eco Bonus, Sisma Bonus, avanti. Qui mi chiederà gli interventi trainanti relativi appunto a questi due tipi di bonus. Avanzo gli interventi trainati e poi quelli che sono sia lato, scusate, Eco Bonus sia lato Sisma Bonus. Faccio vedere qui Eco Bonus, Sisma Bonus. A questo punto la pratica è bella che è avviata e vediamo che cosa succede all'interno della piattaforma. In particolare nella piattaforma, ecco, vedete che sta caricando, abbiate pazienza, è un ambiente demo su cui lavoriamo in molti e quindi questo rallentamento un po' è dovuto alla linea, un po' è dovuto appunto all'ambiente demo. Come vedete, la piattaforma mi dice che, lo dicevo anche prima in realtà, che siamo nella fase preliminare. E che ci sono, anzi scusate, qui è rientrato scusate, questa operazione, così abbiamo tutti e due gli account, qui è il professionista e qui è il tecnico, ok, così abbiamo tutti e due. E a questo punto, come vedete, la piattaforma mi suggerisce una serie di documenti che devono essere caricati, eccoli qua, alcuni chiaramente saranno di spettanza, oserei dire, più del commercialista, dichiarazioni di redditi, ricevute, pagamento IMU e quant'altro, altri documenti invece probabilmente saranno più di spettanza, diciamo, o dei tecnici, quindi titolo di inizio dell'intervento, non so, asseverazioni, misura catastale, il computo metrico, per esempio il computo metrico è uno di quei documenti che non possono essere, quelle parti che non possono essere compilate dal professionista, ma che possono essere, scusate, farmi forza così, possono essere compilate solo dal tecnico. Eccolo qui, ci rientro in questa maniera. Eccolo qui, computo metrico, vede, il tecnico può caricare, può selezionare i file, scusate, le informazioni. Adesso sto chiaramente sparando delle cifre, faccio l'eventuale calcolavalori, non credo che me lo dia perché è un ambiente demo, ma qui andrebbe a calcolare. Ah no, beh, me l'ha dato, perfetto. E qui trascinerei per esempio il file appunto firmato. Prendiamone uno a caso, sono file vuoti e quindi non inventiamoci troppe, non facciamo, non viaggiamo troppo con la fantasia perché sono file vuoti chiaramente semplificativi. A questo punto salvo, così vediamo effettivamente cosa succede. E in questo momento vedete è stato caricato un documento che è in analisi. Lo posso scaricare, lo posso eventualmente commentare. Ciao, ho caricato il documento correttamente. Correttamente salvo e a questo punto cosa succede? Lato professionista, vedete che nella sezione computi metrici ecco che mi ritrovo il documento che è in analisi. In analisi che vuol dire? Vuol dire che il tecnico l'ha caricato e che io professionista commercialista lo devo approvare. E effettivamente qui potrei appunto andarlo ad approvare. Vedete che qui mi arriva la notifica, mi dice che il tecnico ha modificato il computo metrico, ok? E quindi mi dà la possibilità, e qua premendo su notifica mi rimanda chiaramente alla sezione,
ho la possibilità anch'io eventualmente di commentare qualcosa che ha già commentato appunto il tecnico stesso e a questo punto soprattutto validare o meno il documento. Potrei dirgli non è corretto, ricaricalo correttamente. Confermo la selezione. A questo cosa succede? A questo punto cosa succede? Succede che da quest'altro lato il tecnico si vedrà, scusate, devo fare per forza così, per ovvie ragioni, si vedrà che il documento non è stato approvato e anche che compare scritta la motivazione non è corretto, ricaricalo correttamente. Quindi a questo punto io avrò la possibilità chiaramente di modificare le informazioni e di ricaricare il documento correttamente. Ne metto un altro giusto per dare conferma delle cose che ho appena detto. E questo vale per tutti quanti i documenti, ok? Questo, qui sta ancora facendo, abbiate pazienza, dicevo, questo vale per tutti quanti i documenti, cioè come dicevo prima, i tecnici carica, i tecnici o il tecnico carica il documento e il soggetto, scusate, il commercialista a questo punto può, li deve validare. Una volta che tutti i documenti, qui ce ne sono 17, giusto per dare un'idea, vedete, ci sono dei documenti che sono richiesti, altri che sono facoltativi. Una volta che tutti i documenti, quelli richiesti, sono stati approvati dal commercialista, a quel punto si potrà avanzare lo stato della pratica. Fatto questo, si potrà, nell'avanzare lo stato della pratica, si potrà scegliere se avanzare sia al 30%, sia al 60%, piuttosto che il termina lavori. Questo è l'iter, ok? Qui ho la possibilità di scaricare il report della pratica. Adesso magari prendiamo una pratica un po' più corposa. Un attimo solo. Prendiamo questa unità singola. Ecco, vedete, questa è un'attività che io ho passato al 30%, per cui cosa succede? Succede che tutti i documenti del beneficiario dell'edificio nella fase preliminare sono stati approvati e ho invece ancora da caricare tutti i documenti relativi al SAL 30%. Definito questo, come dicevo, possiamo scaricare e monitorare l'attività, che altro non è che una loggatura, una cronologia del chi ha fatto cosa, piuttosto che scaricare il report della pratica, che altro non è che un file zippato, un file compresso, scusate, una cartella compressa all'interno della quale ci sono tutti i documenti che sono stati appunto caricati. Come dicevo prima, questa non è la conservazione, ma è un semplice archivio, diciamo, relativo appunto a quei documenti stessi. Passata dalla fase preliminare a una fase già solo di SAL 30%, la soluzione dà al commercialista e solo a lui la possibilità di visualizzare la lista di controlli. Per cui qui ho una serie di domande, diciamo, soggettive alle quali posso rispondere sì, no, sì, o comunque un po' come volete, e mi vengono recuperati una serie di documenti relativi, per esempio, all'immobile che io posso sempre scaricare, ok? E che andranno a far parte. Chiaramente questa è una lista di controllo che serve al commercialista per vedere che tutto sia in ordine dei documenti, e dall'altro lato è propedeutica chiaramente alla generazione poi del visto di conformità. Vedete, questo è, sono alcuni dati inseriti di questa pratica, qualcosa lo vedete, diciamo, compilato, qualcosa appunto meno, vedete qua ci sono le risposte a cui che avevo dato prima. Ok, fatta questa parte qui, poi ci si avvia appunto verso il visto di conformità, che come dicevo oggi non riesco a farvi vedere anche perché è un ambiente demo. Mi preme in realtà, così poi ci avviamo verso la fine e lasciamo spazio ulteriore alle domande, condividere con voi un esempio invece di ville di condominio. Per cui cosa succede? Guardiamo la differenza. Qui avevamo gli stessi campi, quindi informazioni generali, documenti principali, computi metrici, lista di controllo, visto di conformità. Nel caso del condominio abbiamo chiaramente anche i condomini. Attenzione, questo non è lo spettatore a cui dicevo prima, qui andiamo ad aggiungere i condomini che oltre ad avere dei lavori che vengono fatti nelle parti cosiddette comuni, hanno necessità di fare anche lavori sulla singola unità immobiliare, i cosiddetti lavori appunto trainati. Quindi
qui ho degli esempi di soggetti, ok, per cui potrei aggiungere un condomino. L'aggiunta di un condomino prevede semplicemente l'inserimento di quelli che sono i dati, diciamo, del beneficiario, del condomino stesso, quindi dati anagrafici, né più né meno che questo. E una volta che li ho inseriti, adesso non sto inserendo, sennò dovrei tornare a inserire quei dati, a riprendere i dati da un codice fiscale finto, a quel punto c'è la possibilità per il singolo soggetto di aggiungere l'unità immobiliare. Adesso qui vedete, scusate che c'è già un esempio, aggiungiamone un altro ipotizzando che questo soggetto abbia, diciamo, due appartamenti all'interno dello stesso condominio, in cui mettiamo, non so, i decimali, seleziono titolo di proprietà, vedete che qui è lo stesso, cioè informazioni che vedevamo anche di là prima, sono quelle previste dalla normativa. Interno 1, scala 2, qui non è pianoforte, chiaramente è piano, e a questo punto applico 1 più bonus a questa unità, per cui ok, unità immobiliare aggiunta con successo. Ah, non ho selezionato, devo rifare la cosa, abbiate pazienza. Proviamo a prenderne un altro. Aspetta, diciamo che, scusate, non avevo selezionato bene. Prendiamo Doralice, che ce n'ha già diversi, appartamenti. Ok, 400, metto sempre dei numeri a caso, titolo di proprietà proprietario, interno 1, 2... pianoforte, sì. Applicare uno più bonus, eccolo qui, quello per farvi vedere, si applicano i bonus, non so, 50-65%, intervento sugli infissi, e ci mettiamo il building automatico. Termina, e a questo punto abbiamo inserito anche i dati relativi al trainato, alle opere e lavori trainati su questo immobile qui. Ok, direi che ci siamo detti un pochino tutto, quello che già oggi la piattaforma ha e quello che la piattaforma farà. Aggiungo, lo do per scontato, i documenti che vedete qui sono chiaramente i documenti che devono essere poi inseriti relativamente a quel trainato di quell'unità e quel lavoro trainato di quell'unità immobiliare. Non so se nel frattempo sono arrivate altre domande e se volete darci un riscontro e insomma. Adesso spazio, abbiamo ancora qualche minuto, per cui spazio al dibattito virtuale, ecco, da questo punto di vista. Allora, per il momento non vedo domande all'interno della chat, ma invito tutti i partecipanti, nel caso in cui ne abbiano, di approfittare di questi minuti che ci separano dalla fine del webinar per rivolgere tutte le domande possibili a Lorenzo, che è a nostra completa disposizione. Allora faccio io la domanda, è doverosa a questo punto, se sono ancora svegli, l'altro lato se li ho ammazzati, parlando. Insomma, l'orario può essere buono anche per una pennichella, magari per qualcuno. L'orario concilia. Esatto, quando non vengono fatte le domande o è stato troppo bravo, diciamo, chi ha raccontato, ma insomma dubito perché i miei limiti un po' li conosco, oppure probabilmente proprio a causa dei miei limiti dall'altro lato, diciamo, ho generato una pandemia di sonno importante. Adesso, se ci danno un minimo di riscontro, siamo contenti e anche più sereni di non aver fatto troppi danni. A questo punto. La domanda è arrivata. Oh, bene. Esatto. Vai Giacomo. Scrive Daniele, penso che la piattaforma sia pensata come se il commercialista fosse il dominus e non invece un di cui, visto che i veri protagonisti sono i general contractor o imprese. Diciamo che possiamo dire di sì. Cosa si intende per di cui? Perché alla fine il professionista, il commercialista, è colui che deve inviare all'Agenzia delle Entrate tutta l'istanza con i documenti e il visto di conformità. Adesso, se è un dominus o un di cui, possiamo parlarne, disquisirne, essere d'accordo o meno. Quello che mi interessa, sul quale mi interessa premere e portare attenzione è che la soluzione è pensata per rendere il lavoro del commercialista più agevole e più semplice possibile. Ecco perché è la soluzione che suggerisce i documenti da caricare
Ecco perché il commercialista può invitare uno o più tecnici che in autonomia possono inserire i documenti. Quindi l'idea che c'è dietro è proprio questa. Chiaro che poi le sfaccettature all'interno diciamo, del sistema super bonus 110% sono tante, ne sentiamo tante, ne sento anch'io. Quello del general contractor è una delle tante appunto possibilità. Dipende dalle singole situazioni. Ripeto, l'obiettivo della piattaforma è quella di agevolare in realtà, di agevolare, di concentrare in un unico posto l'attività appunto del professionista, che è colui che in teoria dovrebbe tenere le file. Ripeto, non mi stancherò mai di ripeterlo, tenere le file, perché poi è lui che deve fare gli invii all'agenzia delle entrate, è lui che deve certificare, è lui che si espone anche come una certa responsabilità rispetto all'istanza che sta inviando. Infatti Daniele prosegue dicendo: il commercialista non può imporre ai tecnici la piattaforma, ma deve ottenere il loro consenso affinché interagiscano pure con questa piattaforma. Corretto, bravo Daniele, una riflessione molto corretta e molto giusta. È proprio così, è proprio così. Riporto un'altra domanda da parte di Marco, che scrive: non è proprio visibile la sezione visto di conformità? Eh no, purtroppo no. Purtroppo no, quello che posso fare è una richiesta diciamo, alla fabbrica, se hanno già un minimo di abbozzo, di bozza, e vediamo se riesco a farvela avere. Però ad oggi non c'è, purtroppo dobbiamo aggiornarci fra qualche settimana. Mi spiace. Vi do la risposta che sto dando a tutti quanti nel corso di questi giorni, ma di più non riesco a fare. Proseguo ancora con Daniele, che chiede: non si è compreso se la comunicazione in cui vi è il visto sia un documento che sviluppa il programma, cioè il programma TS sviluppa il modello ministeriale o no? Allora, non ho molti dettagli in merito, però mi viene da dire di sì. Per alcuni colloqui o alcuni dialoghi che ho avuto con la fabbrica, quello che ho percepito è che si lavorerà chiaramente sul modello, ministeriale, quindi mi verrebbe da dire di sì. Però siccome stiamo registrando ed è un evento pubblico, non posso metterci la mano sul fuoco, ve la dico onestamente, sennò poi mi venite a cercare a casa. No, adesso scherzi a parte. Tendenzialmente dovrebbe essere quello ministeriale, mi aspetto sia quello ministeriale, comunque quello previsto dalla normativa. Ecco, tagliamo la testa al toro, non è che ci andiamo a inventare qualcosa di diverso. Per esempio, aggiungo, dobbiamo ancora definire, o meglio, io devo ancora sapere, perché non c'è stato ancora raccontato nel dettaglio, se questo tipo di comunicazione verrà fatta direttamente dalla piattaforma, per esempio, o se si passerà magari tramite il software di studio. È una cosa, io mi aspetto il primo caso, cioè che faremo tutto da qui, e per due motivi. Primo, perché il Team System Ecobonus è dentro il Team System Digital, che già comunica per via, per esempio, delle fatture elettroniche con l'Agenzia delle Entrate, e secondo aspetto, perché comunque diciamo, la soluzione è una soluzione che sto raccontando anche a tanti soggetti che oggi non soggetti, insomma, specialisti che oggi non utilizzano le nostre soluzioni. E quindi aspetto che l'invio sarà possibile farlo già generazione del visto invio direttamente appunto dalla piattaforma che state visualizzando adesso. Però ripeto, mi scuso, di più di quello che vi sto dicendo non sono in grado di dirvi ad oggi. Infatti Daniele scrive: il modello è stato pubblicato già da ottobre 2020, quindi dello Sì, scorso ho anno. presente il modello. No, è giusto, quello che dice Daniele è giustissimo. L'ho visto il modello, e quando vi dico che mi sono confrontato sulla fabbrica per capire il quale sarà, abbiamo parlato di quello, cioè parlavamo, davanti avevamo quel documento lì. Quindi mi aspetto che sia quello, ecco. Però ripeto, finché non mi comunicano qualcosa di ufficiale, non è che riesco a. Cioè, sarebbe scorretto se vi dicessi qualcosa di cui non sono a conoscenza pienamente.
solo questo. Daniele ti ringrazia, Lorenzo, e conclude Grazie dicendo: penso che la soluzione del modello ministeriale debba essere anche fuori dal programma Ecobonus, perché ci sono casi banali. a te. No, non ho sentito? Penso Cioè, che più che altro non ho capito se è una domanda o un'affermazione, scusami. credo sia un'affermazione, credo sia un'affermazione. Ok. Un'altra domanda arriva da Katia, che ci chiede: entro quando sarà disponibile l'intero programma, dovendo a breve predisporre il primo SAL? Allora, per il primo SAL il programma è già attivo. Cioè non è che il programma è stato rilasciato, quello che manca è la generazione visto finale, però il primo SAL è già gestibile da questo punto di vista. Comunque la generazione visto, andiamo adesso per dare una data indicativa, generazione e comunicazione andiamo intorno alla metà di maggio, quindi ci passeranno ancora 20 giorni circa. Ecco, questo per dare un pochino l'idea. Io poi non so lo stato di avanzamento dei lavori e delle richieste, delle pratiche che state gestendo in questo momento. Indicativamente però possiamo darci questa data. Immediatamente dopo sarà rilasciato anche tutto il discorso della cessione del credito. Lo dico questo con estrema, diciamo, abbastanza certo, nel senso che sono i due punti focali. Una piattaforma che non svolgesse questo tipo di compiti, di lavori, sarebbe una piattaforma monca, inutile, che complicherebbe e non faciliterebbe il lavoro, soprattutto dei commercialisti. Quindi su questo vorrei rasserenarvi e rassicurarvi che a breve, pur non avendo una data precisa, perché quando lo chiedo mi dicono entro il mese, ok, entro un certo mese, quindi vi dico che sicuramente entro la prima quindicina, i primi 20 giorni di maggio, andremo a rilasciare queste funzionalità fondamentali. Per i dettagli ci aggiorneremo, dettagli tecnici sul come ci aggiorneremo. Ok, chiedo a Katia quindi di scrivere se insomma abbiamo risposto alla sua domanda. Ok, Marco aveva chiesto se il visto viene rilasciato ad ogni SAL, pertanto ad oggi non mi sembra completo il programma, o sbaglio, ma insomma ha poi corretto dicendo che okay, hai risposto, Lorenzo, con la tua ultima, Ok, con la tua ultima grazie. precisazione. E Non Lorenzo, so. ti volevo chiedere una cosa io, perché siccome nella nostra platea ci sono, non so, ti vedo bloccato. Non so No, se no, mi ci sono. Ah, ci sei. Scusami, ci Carlo, sono. che stavo Ah, pensando. ok. No, ci sono professionisti di varie tipologie, quindi Sì. se la piattaforma può essere utilizzata anche in maniera differente, cioè ad esempio l'amministratore di condominio che attiva il programma e poi tra i collaboratori mette il commercialista, in questo senso. Assolutamente sì. La domanda è molto pertinente e corretta. Perché è possibile andare a è possibile scusate è possibile andare a la piattaforma potrebbe essere acquistata e utilizzata, quindi la pratica potrebbe essere avviata anche da altri soggetti che non sono il commercialista. Quindi da questo punto di vista la risposta è sì, assolutamente. Infatti è una soluzione aperta, ecco, una soluzione aperta. Quindi Bisogna soltanto. anche il tecnico proprio potrebbe Sì, utilizzare la piattaforma come anche il Dominus. tecnico, scusate che attacco la Prima che si spegne. batteria. Fatto, dicevo, anche il tecnico può, scusate, eccoci, mi metto a riparare, ok, anche il tecnico può assolutamente acquistare il programma e poi avviare la pratica e poi invitare il commercialista. Quindi Ok. normalmente potrebbe lavorare anche con commercialisti diversi, come il commercialista potrebbe lavorare su pratiche diverse con tecnici diversi, così dall'altro lato il tecnico potrebbe lavorare su pratiche diverse con commercialisti diversi, perché i beneficiari del bonus magari hanno altri soggetti, o magari lavora sempre con il suo di commercialista, il suo di del tecnico, insomma. Ok. Grazie. Abbiamo un'altra domanda, Lorenzo, questa volta da Roberto, che ci chiede se la piattaforma
o perlomeno una sorta di supervisione e revisione della documentazione caricata. Che tipo di supervisione? In che senso? Perché la supervisione in realtà spetta al commercialista, o meglio, la piattaforma suggerisce i documenti che devono essere caricati inerenti a quel bonus per il quale si è avviata appunto la pratica, per il quale si fa richiesta. E quelli sono, quei so, non sono tutti i documenti, sono proprio i documenti relativi a quel bonus. E poi su questo il controllo dell'effettivo e corretto caricamento del documento che doveva essere caricato, scusate il gioco di parole, questo è un controllo che spetta al commercialista. C'è cioè una piattaforma, non so per supervisione cosa si intende, se magari Roberto ci aiuti a capire meglio cosa volevi dire e cosa volevi intendere. Proviamo a rispondere, se non ho già risposto. Nel frattempo che Roberto magari scrive in chat, arriva un'altra domanda da Katia che chiede se possono essere inseriti più tecnici, avendo progetti con figure professionali differenti, ovviamente senza che accedano ai progetti di cui non sono titolari. Aspetta, scusami, rileggimi la domanda che ho perso. Allora, la domanda è: possono essere inseriti più tecnici, avendo progetti con figure professionali differenti? Ovviamente senza che accedano ai progetti di cui non sono titolari. E possono accedere ai progetti? Sì, possono accedere. Scusa, che c'era un gioco di parole, quindi me l'ero perso. Sì, possono accedere soggetti a pratiche differenti, in pratica, questa era la domanda. Allora, se ho interpretato bene la domanda di Katia, lei chiede se sia possibile inserire all'interno del programma più tecnici differenti Sì. per progetti differenti, Sì, quindi. assolutamente. Sì, ok. Allora Ok. avevo compreso anch'io bene. Sì, vedete qui nella sezione collaboratori, io ho tutti questi collaboratori, di cui questa lavora su Ilaria lavora su un progetto, Mario su un altro, Dino su un altro, Mario, questo è un altro Mario ancora, lavora su un altro ancora, è un altro Mario con lo stesso nome, ma vedete che c'è una mail differente. Quindi assolutamente sì. Come dicevo prima, il discorso dei tecnici vale anche per i professionisti, quindi il professionista può invitare più tecnici differenti all'interno della stessa pratica o su più pratiche diverse. Quindi alla pratica 1 mi lavora il tecnico A, B e C, alla pratica 2 mi lavorerà il tecnico D e F, però il tecnico F potrebbe lavorarmi insieme al tecnico A sulla pratica 3, ok? Chiaramente questi due tecnici, quando accedono alla piattaforma, si vedranno coinvolti nella pratica 3, tutti e due come collaboratori, e poi ognuno vedrà l'altra rispettiva pratica, che per uno è la pratica 1 e per l'altro la pratica 2. Scusate l'esempio, spero si sia capito da Sì, questo punto. comunque Esatto. per rispondere anche a Katia, comunque ogni tecnico vede solo i progetti a lui assegnati, non può vedere gli altri. Okay. Esatto. Sì, poi ha risposto anche Roberto, ha scritto quello che fa Deloitte per Intesa, o Deloitte, non so, riferito a quello che diceva prima Del one forse. No, Deloitte è giusto, Deloitte. però mi Quello ripeti della supervisione e subito. revisione della documentazione. Penso si riferisse a quello. Sì, guarda, verifico questa roba e vi faccio sapere, perché la soluzione è talmente giovane che può darsi pure che qualcosa lo andremo a implementare, qualcosa di simile. Ad oggi mi sembra non ci sia, però ve lo verifico e vi faccio sapere. Magari tra i prossimissimi rilasci. Penso che abbiamo risposto anche all'ultima domanda di Katia nel frattempo, che chiedeva se il collaboratore avesse o meno la possibilità di vedere gli altri progetti che magari, insomma, non gli competono o che non fanno riferimento a lui, ecco. Ma penso che, come dicevamo. Collaboratore di studio, sì, nella misura in cui viene invitato a tutte o meno le pratiche, esatto, vi ho risposto prima. Sì.
Non so se ci sono altre domande da parte della platea, di partecipanti. Nel caso in cui abbiate qualche, insomma, qualche altra curiosità, necessità di delucidazione, direi che ci siamo. Se è tutto chiaro, meglio ancora, significa che, insomma, Lorenzo ha fatto un ottimo lavoro, ecco. E poi interrompo la condivisione così possiamo... Siamo curiosi di aspettare i prossimi rilasci, quindi per avere... Sono curioso anch'io. Sei curioso anche tu. No, perché adesso scherzi a parte. Giustamente, soprattutto quei due aspetti che dicevamo prima, generazione del visto e invio con la gestione del credito, sono i due aspetti fondamentali. Me lo chiedono tutti. Adesso faccio una media di almeno due incontri su Ecobonus al giorno con i clienti, singoli piuttosto che in platee ricche come questa, e me lo chiedono sempre, quindi tutte le volte mi trovo a dover dare una risposta anche dispiaciuto perché non posso far vedere, non posso dire di più di quello che ci siamo raccontati. Certo. Io faccio un primo ringraziamento a Lorenzo e a tutti, poi lascio la parola finale a Giacomo. E grazie Lorenzo, sei stato chiarissimo. Per ogni informazione poi di tipo anche commerciale, i prossimi giorni o vi contatteremo io e Alberto, oppure se volete potete contattarci voi, vi daremo tutte le indicazioni di tipo commerciale. E lascio la parola a Giacomo, quindi grazie ancora per la partecipazione davvero numerosa. Penso che sia un record, Lorenzo e Giacomo, dico che addirittura abbiamo più persone alla fine che non all'inizio, normalmente è il contrario. Sì. Evidentemente l'effetto sonnifero non ha sortito abbastanza effetto. Esatto, devo imparare a essere... No, prima Giacomo che parli... Faccio io i saluti così, vi ringrazio a tutti per la partecipazione e anche per le domande, segno di interesse e insomma per la soluzione. Quindi grazie e poi a voi che mi avete invitato, lo ribadisco a questo momento assieme. Io in realtà ho ben poco da aggiungere, avete già fatto tutto voi, quindi da parte mia e da parte della Sistematica e della Total System Academy. Ringrazio Lorenzo per la partecipazione, per aver preso parte a questo, insomma, evento di formazione che rientra pieno nella mission della nostra Academy. A livello informativo, nei prossimi giorni riceverete una newsletter contenente tutte le informazioni specifiche relative alla soluzione e vi informo anche che provvederemo a montare, sistemare, impacchettare ben benino il webinar di questa giornata di oggi per poi caricarlo sul nostro canale YouTube in modo che sia, insomma, reperibile e spendibile da parte vostra nel caso in cui vogliate recuperare alcuni passaggi o magari siate entrati in ritardo, avete perso la prima parte dell'appuntamento. A brevissimo lo troverete anche sul nostro canale YouTube e probabilmente sarà anche incluso all'interno della nostra newsletter relativa appunto alla soluzione Team System Ecobonus. Io, dopo aver ringraziato Lorenzo e Andrea, ringrazio anche e soprattutto tutti voi che avete preso parte all'appuntamento, tanto, tanto numerosi, questo non può far che piacere. E insomma, vi auguro una buona serata. Buon lavoro e ci risentiamo presto sui nostri canali Sistematica e Total System Academy.